Ciao a tutti, buongiorno e bentornati sul canale Dieti Casa. Oggi c'è ancora con noi Isabella Fontana dell'azienda Fontana 1950 di Rivergaro. Ci parla di un argomento per me super interessante, perché parliamo della tecnologia applicata al giardinaggio, i robot. Esatto. Io non vedevo l'ora di fare questa puntata, in primis perché, come ti ho detto prima, diventerò tuo cliente perché voglio metterli a casa e ho un giardino che faccio fatica a gestire perché pigrizia e mi ha parlato Isabella di questi robot che sono stupefacenti, negli anni si sono anche evoluti, quindi come sapete vi diamo un po' di informazioni gratuite sul nostro canale, così potete anche scegliere. Ovviamente in questi casi la consulenza sarà certo, sempre importante, poi ce lo racconterai, ma potete scegliere il robot giusto per il giardino giusto. Quindi oggi parliamo di tecnologia e robot. Ben ritrovati! Sì, allora, come raccontavo prima Massimiliano, ormai sono 20 anni che ci sono sul mercato i robot rasaerba. Negli anni abbiamo visto un'evoluzione sia a livello di tecnologia, dei vari modelli, molti marchi e molti prodotti sono stati inseriti sul mercato, ma soprattutto abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni un maggiore interesse anche dal punto di vista del cliente, sia privato, che erano i primi che avevano provato a sperimentare nel loro giardino il robot rasaerba. Ora abbiamo ancora clienti che magari hanno robot da 15 anni, sì. Poi magari l'hanno cambiato perché ovviamente la tecnologia evolve e quindi uno magari vuole provare anche nuove tecnologie, nuove tipologie di taglio, però soprattutto anche su aziende o campi sportivi. Perché? In effetti sì, perché un campo sportivo ha una superficie molto ampia, la qualità del anche taglio. Visiva del taglio è importante, credo. Quindi. Esatto. E quindi ci sono anche dei robot per i campi sportivi. Sì, ma andiamo da un cliente privato con magari un giardino da 50 metri che dice voglio dedicarmi, dovrei dedicare il mio tempo a magari fare delle rifiniture e non ho voglia di tagliare il mio giardino, fino all'infinito. Perché potenzialmente si potrebbero mettere 3, 4, 5 robot. Vero. Ci sono robot attualmente sul mercato che stanno uscendo quest'anno che faranno fino a 40.000 metri. Per cui stiamo parlando di superfici molto ampie. Sono diversi campi sportivi. Esatto, stiamo parlando più di parchi, di campi da golf. Però sicuramente il campo di applicazione negli anni la tecnologia ha studiato, ha sperimentato e siamo arrivati a un punto in cui veramente non c'è molta scelta. Sì, il 99% dei giardini o dei parchi può essere coperto da un robot. E questo è importante, guarda, io è una vita che ho nel mio piccolo in casa i robottini di pulizia e per me il principio è lo stesso, quindi sono fondamentali, adesso non voglio fare pubblicità a tutti i tipi di robottini, ma avendo due gatti e un cane, comunque i peli eccetera, arrivare a casa la sera e trovare tutto pulito e sistemato, perché adesso lavano anche, preso un modello nuovo che lava certo. E quindi ti trovi la casa in ordine, lo programmi, quindi immagino che qua la tecnologia che ci racconterai sarà simile e quindi noi cosa cerchiamo di fare nella vita? Siamo tutti molto impegnati, credo che il tempo sia uno degli elementi fondamentali, arrivare a casa che il lavoro è già fatto per me è tanta roba, ma spiegaci un po' i vantaggi di questi robot e come voi gestite, diciamo, gli impegni. Esatto, perché solitamente la prima domanda che viene fatta da una persona che entra in negozio oppure ci chiama per avere informazioni sul robot è ma quindi come devo gestirlo, quali sono le cose eccetera. Sicuramente il fatto del tempo è la prima cosa che viene in mente, perché la persona o il manutentore si trova il prato, il giardino, il parco tagliato sempre perfetto tutti i giorni e ha un risparmio di tempo che può dedicare a rifiniture piuttosto che all'orto, piuttosto che ad altre attività che non sono il taglio dell'erba. Però ci sono anche altri benefici indiretti da questo, diciamo, dalla variabile tempo, che sono altrettanto importanti. Sicuramente il fatto che tagliando tutti i giorni agli orari che vengono stabiliti in fase di programmazione, che possono essere cambiati quando uno vuole, l'erba rimane sempre tagliata perfetta, viene sminuzzata talmente tanto dal robot che rimane come fertilizzante naturale. Quindi la persona non ha neanche più l'esigenza di dover andare a concimare e soprattutto a smaltire l'erba del taglio.
È giusto, che perché c'è quel problema di dover portare via i sacchi perché non esatto. Lo posso smaltire localmente. E non si vede, perché tagliando tutti i giorni taglia talmente tanto sottile che non si vede neanche l'effetto del taglio, perché ci sono anche dei toserba che fanno mulching o dei trattorini, sì. Però questo presuppone il fatto che un cliente comunque lo taglia almeno 2-3 volte a settimana per non vederlo. Certo. Sì, invece... perché infatti io quando taglio vedi le classiche strisciature, ogni tanto purtroppo io provo a farlo da solo, ho anche un giardiniere, ma quando lo faccio da solo, oltre a impiegare, il mio giardino non è gigante, ma l'hai visto, insomma, qualche 100 metri lo è, mi ci vogliono più di 2 ore, certo. Innanzitutto con quello a motore, quindi inquina la benzina che non ce l'ho, poi adesso ci racconti tu, e poi il sacco si riempie e quindi un po' lasci la striscia, un po' di è un lavoro fatto bene, certo, è un lavoro, c'è, ma è un lavoro, certo. Quindi il robottino tutta la vita, ma quindi il robottino taglia molto frequentemente, esatto. Ma ci sono degli orari in cui è meglio tagliare l'erba o no? Ma, o questo non è allora dipende da quando il cliente o l'utente finale decide di utilizzare il prato, nel senso, in base alle abitudini, cioè se è un privato magari solitamente magari durante il giorno magari non c'è, sì. Oppure torna a casa la sera, dice ok, io ve lo taglio la notte o durante il giorno, mi definisco gli orari così quando lo uso la sera è a posto, esatto. Perché al mattino mi viene da dire che ci sarà un po' di rugiada, magari io sto in collina al mattino è un po' umidino, dipende quando irrighi. Quando... quindi lontano dall'irrigazione, esatto, sarebbe meglio. Esatto, non, ecco, sicuramente non in contemporanea. No, quello no, perché esatto. Facciamo un disastro. Ecco, una cosa che ti chiedo come consiglio da girare, perché sento sempre, parliamo di irrigazione, che non c'entra ma è connesso al lavoro del robottino. È meglio di notte o di giorno? Cioè, quando è consigliabile irrigare per poi far lavorare il robottino, magari a rovescio? Ma allora, diciamo che nella maggior parte dei giardini che, su cui abbiamo fatto installazioni, solitamente l'impianto di irrigazione viene fatto andare di notte nella prima mattina. Per cui il taglio, programmiamo gli orari, magari o tipo in tarda serata, magari sta fuori 2 ore e poi torna e si ricarica, oppure poi durante la giornata. Sì, ecco. Perché se io di solito irrigo di notte, farlo al mattino c'è l'erba bagnata, probabilmente si impasta un po' e non va bene, l'ho lasciata asciugare, immagino. Sì, no, più che altro perché magari si impasta sotto la lana. Solo per quello, perché poi il robot anche se piove può tagliare tranquillamente, non c'è problema. L'unico tema è un po' più di manutenzione, di pulizia, poi del piatto di taglio. Quindi diciamo che teniamo un po' distante l'irrigazione del taglio, questa è già una logica, però se è asciutto lavorerà meglio il robottino. Bene. Quindi il nostro robottino ci lascia come primo vantaggio prato curato e perfetto, perché taglia molto frequentemente con cima e quindi non ha la falciatura quella con il filo d'erba lungo 15 centimetri come a casa mia. Ok. Poi, da non sottovalutare il tema del rumore, perché essendo a batteria, alimentato a batteria, ovviamente non emette lo stesso inquinamento acustico che motore. Esatto, per cui nei casi di in città o con magari case adiacenti piuttosto che condomini, il fatto di avere un robottino è anche un vantaggio, perché non si rischia di rovinare magari la domenica mattina vicino di casa, che magari di io dormirai anche In effetti adesso io abito un po' isolato in campagna, ma quando stavo diciamo nella civiltà, la domenica mattina alle 8:30 qualcuno tagliava l'erba col trattorino. Per cui, insomma, esatto, quindi sicuramente è molto silenzioso. È molto silenzioso, quindi è un beneficio sia per se stessi sia anche per gli altri. La natura e gli altri. Esatto. Okay. Non inquina, perché la batteria ovviamente non ha questo impatto. Non c'è il problema di dover fare il pieno di benzina, non inquina, non fa odore. Esatto. E quindi sicuramente è una soluzione. Assolutamente sì. E poi torniamo al mio vantaggio principale, che è se avete il giardiniere c'è un risparmio anche sul giardiniere, perché il tempo del giardiniere giustamente va pagato. E certo. E poi anche per il manutentore è un beneficio, perché il tempo magari che lui avrebbe dedicato per tagliarti l'erba magari lo dedica per poter fare delle rifiniture o delle cose che magari nel tempo che dovrebbe dedicare a fare il taglio non avrebbe. Però diciamo questi robottini vanno scelti, li ho chiamati robottini sbagliando, sono dei robot. Robot. Sì, sì.
vanno scelti con cura, o più che altro dipendono dall'installazione, da dove vanno messe, dalle pendenze, insomma, secondo me ci sono delle cose che voi dovete consigliare al cliente. Esatto. No? Noi, come funziona anche la preparazione? Sicuramente quello che diciamo sempre è fondamentale un sopralluogo. Noi abbiamo due persone dedicate esclusivamente ai robot. Vanno fisicamente in casa, nel parco, nel condominio a verificare il giardino, perché abbiamo visto che l'80% della riuscita efficace di un taglio fatto dal robot raserba è dettata dalla scelta iniziale del robot. Capisco. Ci sono molti tipologie di robot con caratteristiche differenti, per cui ci sono giardini dove si può installare qualsiasi tipo di robot perché non ci sono particolari esigenze, però ci sono altri dove la scelta di un modello rispetto a un altro cambia significativamente anche la riuscita, per cui, visto che l'obiettivo è quello di alleggerire il tempo dedicato al taglio, deve essere così. Chiaro, quindi è molto importante analizzare il territorio, esatto, cioè dov'è il giardino, se ci sono piante, non ci sono, esatto, piante, per capire quale modello è corretto. Esatto. Perché ci sono diverse, esatto, tipologie, mi spiegare. Sia in termini di modello differente, sia in termini di tipologia di installazioni. Ok. Perché attualmente il 90% dei robot raserba funziona ancora col cavo perimetrale. Okay. Cosa vuol dire? Che c'è una stazione di ricarica collegata a una presa di corrente dove il robot si ricarica, e da qui parte un cavo perimetrale che circonda e definisce quelle che sono le aree di taglio del robot, e vengono interrati. Quindi per non farlo andare in piscina, esatto, per esempio, tanto per fare un esempio. Esatto, e oppure andare nell'orto. Per quindi cui questo filo delimita, esatto, il confine dove al massimo il robot può, esatto, arrivare a lavorare. E questo, okay, confine viene definito tramite questo cavo che viene posizionato a una decina di centimetri sottoterra, okay, per cui non si vede niente. Si fa un piccolo taglietto, un tagliettino della terra, che in giro di una settimana proprio scompare. Certo. E quindi è sicuro, per cui anche in caso di cani, gatti, animali, bambini, non è un pericolo perché non, okay, può essere tracciato. Ok, benissimo. Quindi si fa il taglio, viene interrato questo filo che delimita, esatto, viene chiuso, e quindi il robottino si muove entro questo confine. Esatto. Spettacolo. Si possono definire aree di lavoro diverse, per cui, okay, non so, sappiamo che in una zona l'erba carisce più fitta perché magari c'è più sole, nell'altro magari c'è un po' più ombra, e allora diciamo al robot il 70% del tuo tempo di taglio dedicamelo in quell'area lì, ho capito, e il 30% nell'altro. Poi in base a come evolve il terreno, la siccità, in questo si capita anche a me, in effetti sotto le piante magari c'è meno erba, esatto, dove c'è l'irrigatore più potente magari ho il sole, lì cresce di più, in effetti non è mai omogeneo, almeno a casa mia non è omogeneo, quindi, esatto, gli puoi dare delle aree dove lavorare diversamente, esatto, ho capito. Dall'altra parte, negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto uno sviluppo importante sulla tecnologia satellitare, okay, con i radar, per cui attualmente esistono, quindi alcuni wireless, modelli, no filo, non c'è, no più filo con antenna satellitare, ah, per cui il robot non ha più necessità di avere questo cavo perimetrale, ma tramite un'antenna che è interna al robot colloca direttamente con il satellite, okay, è disponibile, e mappa e capisce, quindi gli dai un recinto virtuale, esatto, chiamiamolo così, esatto, ho capito. Però purtroppo attualmente non in tutti i giardini può essere installato, perché se ci, giusto, sono piante con grande fogliame, giusto, non si può, se ci sono delle chiusure che non permettono di avere un condominio un altro... magari molto alto con un giardino che, esatto, bisogna sempre valutare in fase di sopralluogo, capire se effettivamente può essere installato. Poi l'evoluzione sta andando verso quella direzione, per cui, certo, immagino che da qua a 4-5 anni alcune difficoltà che abbiamo oggi probabilmente verranno superate. Certo. Per cui ancora attualmente il 90% degli impianti che facciamo sono tutti ancora con filo. Sì, però se è così, diciamo, non invasivo, nel senso che non si vede, no, il taglio proprio è piccolino. Assolutamente no, assolutamente. C'è un lavoro in più per posizionarlo rispetto a quello satellitare, sì, immagino, però. Sì, diciamo, per giardini, mediamente metà giornata, sui giardini più piccolini ci vuole, con tempo, due persone, fino alla giornata intera, magari in giardini particolarmente complessi o magari con tante piante. Ok, quindi immagino un giardino molto grande o un parco di una casa, ci saranno appunto delle aree da delimitare, dove non andare, dove girare intorno, quindi a quel punto il robot sa come muoversi, esatto, in autonomia, senza incastrarsi, bloccarsi. Esatto. Perfetto.
Quindi, benissimo, questo è importante. Quindi il robot, dicevi, dipende dall'ambientazione. Esatto. Ma dipenderà anche magari dall'estensione, quindi il giardino, magari ci sono nostri ascoltatori che hanno un giardino di 50 metri e altri che hanno un giardino di 4.000. Ci sono, immagino, differenti. Poi quello che, infatti, quando facciamo il sopralluogo, vediamo e capiamo anche con l'interlocutore che abbiamo di fronte quali sono le esigenze. Faccio un esempio sul discorso della metratura. Sì. Ci sono robot che fanno da 50 fino, abbiamo detto, fino ai 40.000 metri. Sì. Però magari abbiamo clienti che dicono: ok, io magari ho un giardino di 300-400 metri, ma voglio un robot molto molto più potente, perché così ci mette meno a tagliare e quindi ho meno occupazione nel mio giardino da parte del robot, perché ci mette meno tempo veramente. Quindi la potenza va scelta anche in relazione a questo, esatto, al tempo che ci impiego o a quante volte taglia l'erba. Esatto. Quindi immagino, se io volessi tagliare ogni due giorni, anche se probabilmente è consigliabile tutti i giorni, ci vuole un robot un po' più potente per compensare l'altezza dell'erba. Esatto, questo è fondamentale, vabbè, sicuramente per il privato magari esigenze, ma sì, soprattutto nel caso magari di campi sportivi, dove magari in determinati giorni della settimana il campo non è disponibile al taglio perché è impegnato nel gioco o nell'allenamento, e quindi a quel punto nella scelta del robot siamo andati a capire effettivamente le ore. Esatto. Okay, quindi sicuramente quello che consigliamo è di non prendere mai un robot al pari della metratura consigliata, ma di prenderlo sempre un 20% almeno in più. Ok, giusto. Perché ha beneficio di sicuramente di tempo di taglio, ma soprattutto anche di usura nel tempo. Immagino che la durata, cioè se è sempre poverino a lavorare al limite, ovviamente anche lui dopo magari 2-3 anni ha bisogno di un pochino di più. Esatto. Come consiglio, un pochino di più di quello che è naturalmente, esatto, la dimensione. Esatto. Okay. Quindi tempo. Io ti parlo di un altro problema che ho, che magari è un problema che hanno anche altri che ci ascoltano. Il mio giardino non è proprio in piano. C'è una pendenza media abbastanza bassa e poi c'è un pezzo con una riva, diciamo così, un pochino più in pendenza. Io ero preoccupato del fatto che il robot non riuscisse, e perché qui ci vuole un robot vero con la pendenza, a lavorare su questo terreno un po' in pendenza. Come funziona? Allora, in realtà mediamente i robot riescono a gestire sui 40-50% di pendenza. Tantissimo. Al momento sul mercato ci sono due robot di due marchi differenti che gestiscono fino al 70%. Praticamente in verticale. Perché è in verticale? Ho visto veramente pendenze pazzesche gestite da i robot. Già 40-50% comunque è una pendenza molto elevata. E anche per chi lo faceva poi lo fa a mano con il decespugliatore, cioè comunque è faticoso. Certo. Per cui anche sicuramente un altro dei vantaggi anche la fatica. La fatica, beh sì, io vedo che quando lo faccio io a mano con quello motorizzato sulla pendenza, in su devi spingere parecchio. Esatto. Quindi se lui ce la fa da solo, meglio. Esatto. Quindi anche pendenze elevate, questi robot riescono a gestire. Molto, assolutamente sì. Ok. Poi ad esempio, magari abbiamo detto prima con la delimitazione, magari uno ha un corridoio, ci sono giardini collegati. Sempre nella scelta del robot ci sono alcuni robot, alcuni modelli di robot che riescono a gestire passaggi stretti, non so, magari dei corridoi per gestire due giardini collegati. Perché a volte la domanda che ci fanno spesso è: ma io ho due giardini comunicanti con un pezzo di cemento o un vialetto o della ghiaietta, posso collegarli? Sì, si può fare, però bisogna capire qual è il modello migliore per poterlo gestire, però si può fare tranquillamente. Diciamo che per quello che mi stai dicendo e ci stai dicendo c'è praticamente una soluzione per tutto, tranne farli andare in verticale, ho detto, ma ci state lavorando. Quindi molto bene, quindi abbiamo parlato delle piscine, delle piante, sicuramente, ecco, dicevi le piante con molto fogliame, beh, sotto cresce poco l'erba e poi ci potrebbe essere il problema del satellite, quindi a quel punto magari è consigliato con il filo se uno avesse grandi piante. Invece un giardino aperto, dici che sì, la soluzione. Abbiamo fatto anche test su clienti, amici che volevamo usare un po' come cavi per capire se effettivamente questi robot funzionavano correttamente. Abbiamo visto che non c'è problema. Assolutamente non ci sono problemi. Ok, quindi il robottino fa il suo lavoro, torna alla base di ricarica,
se non ha finito ritorna fuori, quindi sì, rifà un'altra parte del lavoro e ritorna a caricarsi. Sì. Quindi ha un suo tempo per cui si autoregola nel tornare anche alla base. Esatto. Un altro aspetto infatti da tenere a proposito di parametri, sì, di taglio, è la domanda che facciamo di solito anche all'utilizzatore finale, mm, è quanto vuole essere collegato al suo robot. Ok. Nel senso che la definizione delle ore di taglio e dei parametri di taglio si può fare in tutti i tipi di robot. Sì. Però magari ci sono robot che hanno la possibilità tramite un'app di poter controllare direttamente, mm, da remoto il proprio funzionamento, per cui la persona che magari non è fisicamente nel giardino perché è via per lavoro, via in vacanza e vuole capire se far uscire il robot perché magari sta diluviando, sta venendo, sì, un ciclone, sì, oppure vuole capire se sta tagliando effettivamente o se ha avuto qualche ostacolo, lo può vedere da remoto con lo smartphone. Esatto. Molto bene. In più immagino, per questo ricordo ci fosse anche per le centraline, se piove non esce lui da solo, cioè c'è un sensore di pioggia. Ci sono alcuni robot, non tutti, che hanno dei sensori di pioggia. Okay. Per cui... Sì, perché se piove una settimana e voi non ci siete e non avete l'app, questo diventa un problema. Quindi lui da solo, se sapete che avete prolungate assenze, probabilmente il sensore pioggia avrebbe un senso. Ha senso, perché almeno dice al robot non tagliare. Il rischio è in primavera molto piovosa, che non, sì, è stata questa, ovviamente. No. Che magari il robot non esca proprio mai, okay, perché se piove tutta la settimana, sì, l'erba cresce e poi il primo taglio col tosello va fatto, okay, perché se poi supera i 5-6 cm diventa difficile. Capisco, poi capisco. Per il robot, perché magari si può, sì, ma ormai ci stiamo passare, desertificando, come diceva anche, diciamo, il che il problema cugino, parlavamo della, esatto, della cultura della terra, che è molto dura proprio perché anche c'è l'assenza di piogge. Sì, se piove per molto tempo bisogna un po' intervenire manualmente, esatto, magari. Esatto. Benissimo. C'è qualcos'altro che vogliamo raccontare sui robot? Perché secondo me abbiamo dato, sì, veramente una serie di contenuti importanti, quindi già ognuno di noi si può fare il suo ragionamento per capire se il suo giardino può avere magari un tipo di modello o un altro, ma chiaramente invitiamo a rivolgerci a voi come esperti, sì, per fare questo sopralluogo e dire il robottino giusto per te è questo. Sì, oppure, come ripeto, magari ci sono robot, ci sono giardini dove possono essere installati, sì, diversi modelli, però visto che poi, come dicevo, l'80% della regia del taglio è proprio il sopralluogo, affidarsi a una persona che sappia, okay, quali sono quelli migliori consente poi di non trovarsi in difficoltà poi nella fase proprio di quando serve, no, in stagione. Molto bene, faremo un altro approfondimento in un'altra puntata sui robot, sulla manutenzione e altri aspetti tecnici, quindi vi ringraziamo di averci ascoltato, ringrazio te Isabella, grazie a te, è stato veramente un argomento super interessante, ci vediamo. A presto, ciao. Ciao.